Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Prima che il video inizi, ragazzi, mi raccomando, raggiungiamo per questo video 300 like. Mi raccomando. Prima che il video inizi, avete già letto ovviamente il titolo, avete già capito di cosa si parlerà oggi, metto le mani avanti. Qua, sul canale di Lorenzo Palazzo di Palaz, ci sarà sempre rispetto nei confronti delle altre persone. Quindi invito me in primis, ovviamente, ma chi commenterà questo video a mantenere sempre, ragazzi, sempre un limite ed un rispetto nei confronti di chiunque venga citato, di chiunque si parli in generale su YouTube e nella vita normale. Mi raccomando, è l'unica cosa che gentilmente vi chiedo. Prima che il video inizi, vi ricordo che in descrizione trovate il mio profilo Instagram, trovate Movie Mania Nerd Store sul Mona, codice Palace 7% di sconto, il gruppo Telegram di Dan per vendere le vostre carte e rimanere aggiornate alle ultime novità Pokémon, ed infine il negozio eBay di Lassasta. Ragazzi, oggi ho proprio voglia di fare questo video in relazione, diciamo una sorta di risposta al box break, ragazzi, break, 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 break si chiama, di Ciccio Gamer di ieri sera. Da dove voglio iniziare? Allora, il problema più grande, secondo me, che ho riscontrato perlomeno io durante la live stessa, è la noncuranza totale. Totale, e vi dico, se avessi avuto un pacchetto mi sarei incazzato a bestia. È la noncuranza delle carte. Io sono un cliente, perché se io ti compro un pacchetto da 1.000 euro sono un tuo cliente e non potete fare il trick delle carte a un box con un pacchetto da 1.000 euro come se lo stesse facendo all'interno di Guardiani Nascenti o Stili di Lotta. Le carte si rovinano, cioè anche una comune ha un valore storico che poi ci arriveremo, e non potete buttarle sul tavolo e mischiarle così, ragazzi. Ma cioè, questa è una roba, è mezza follia, secondo me. Cioè, ogni pacchetto, ogni artwork ha un valore economico e un valore storico. Non potete buttarle lì. È giusto come ha fatto Fede, una persona incaricata a slivare tutte le carte, perché tutte le carte sono importanti di un singolo pacchetto del set base. Dopodiché potevi guardare chi ci aveva il puntino bianco indietro, eccetera. Ma dopo che avevano messo estate, almeno all'interno della standard, avete fatto il trick toccando le carte tra di loro. Le avete buttate per terra e le muovevate per terra sul tavolo e muovevate così tra di loro con le mani. Ragazzi, questa cosa mi ha veramente distrutto qui. Qui c'è il mio set base in prima edizione che palpita. Una parte è andata quando ho visto le carte che si muovevano così tra la roba in generale. Per noncuranza, anche i guanti, ragazzi. Cioè, il guanto non è cattiveria metterlo, non è che si mette se fai il saldatore e basta. Il guanto serve semplicemente al fatto che non si sa cosa hai sulle mani, può essere semplicemente del calore, può essere semplicemente che hai un pirulino che non si vede e graffi la carta, si mette per quello, non si mette per far scena o perché stai maneggiando i diamanti. Quindi diciamo che secondo me l'aspetto della noncuranza della carta per me è stato veramente veramente grave. Perché è un dato di fatto, ogni carta ha una valenza e tutte le carte sono state appoggiate sul tavolo senza sleeve, avete fatto il trick e senza guanti. Per me questa è una roba veramente negativa dal punto di vista del collezionista. Un'altra critica che smuovo. Ho sentito, perché ho visto durante la live, un pezzo in cui lancia una frecciatina a Dario Moccia, praticamente, dove parla che all'artwork di una carta non gliene frega praticamente più nessuno. Pure per cercare di intrattenere un pubblico che non è strettamente fisso sugli artwork dei Pokémon, anche perché secondo me di quelle persone ormai ce ne stanno praticamente zero. Se sta a mappia per culo, va bene? Scusami, scusami. Ma allora cosa lo apri a fare un box del set base? Per i soldi? Boh,
Basta che fai due calcoli. Se non trovi Charizard sei sempre in negativo. Quindi direi che se non lo fa, direi che la cosa che ti smuove non credo sia tanto per i soldi. Tu porti un box break che è un evento totale. Perché un box break è un evento, è uno show. Quindi c'è il box, ma c'è un contorno molto grande. La bellezza di vedere certi artwork, che sia lo Zardone, che sia il Blasto, che sia anche il Charmander in versione comune, il Pikachu, il Wartortle, qualsiasi carta ha la bellezza di un artwork. Non è tutto matematico uguale con parte economica. Cioè, se tu fai un calcolo e mi dici ormai della parte dell'artwork non gliene frega niente a nessuno, se tu fai un calcolo, se o trovi Charizard o con la parte economica sei negativo in qualsiasi punto di vista. Quindi l'artwork, la bellezza, la storia che c'è dietro un box del genere deve essere raccontata. Ma poi non lo dovete raccontare come Dario Moccia, come Fede o chiunque sia, ognuno ha il suo stile, però c'entra, è una parte inevitabile all'interno di un box del genere. Non stiamo aprendo diamante perla, stiamo aprendo il box set base unlimited, è un box ricco di storia. Non ci si deve soffermare su quel puntino l'ha fatto Pinco Pallo perché in quel momento, no! Però l'artwork è essenziale all'interno di un box break, perché all'interno dello show il soffermarsi sull'artwork delle carte che non tutti hanno la possibilità magari di avere in mano è bello. È bello, è una parte all'interno del box break. Non mi potete dire ormai non se ne frega più nessuno dell'artwork. E allora che collezioniamo a fare? Che colleziono? Colleziono solo carte di valore. Quindi sono stupido se colleziono l'Active Iron perché vale 20 euro, non perché l'auto che è bello, no. Un'altra cosa che ho notato personalmente è un po', diciamo, lo show. Nel senso che, io ripeto, resto sempre con il rispetto nei confronti di tutti e mi auguro che anche qui sotto nei commenti sia la stessa cosa. Un box break è uno show. Noi abbiamo visto come li fanno in America, abbiamo visto Logan Paul che è, diciamo, il fautore praticamente dei box break, e poi abbiamo visto Federic qua in Italia portare avanti appunto i box break. Ma il box break è uno show, ragazzi, cioè, quindi il box break è veramente uno spettacolo. Io ieri personalmente questo spettacolo non l'ho visto. Quei momenti dove invece che parlare solo della carta del Pikachu che non comune vale 40 euro, si poteva parlare magari di come era nata quella carta, come era nato quell'artwork, quindi argomenti che intrattenessero molto di più sulla carta, più che sul soldo, quei momenti a me personalmente hanno messo un po' di noia. Cioè, mi sembrava quasi che stessimo aprendo, ragazzi, un box di legami inossidabili rispetto a un box set base. E questo è quello che ne fa il contorno dell'evento, perché l'evento è un'emozione, ve lo dice uno che ha un master in marketing ed eventi. Quindi l'evento è un insieme di situazioni che ti fanno godere quel determinato prodotto, quel determinato show. E io ieri personalmente, me, Palaz, questo non l'ho vissuto, non l'ho sentito. Quando ho visto la live di Federic, io all'inizio avevo il cuore che andava a mille. Allora, quando vedevo Dario Moccia parlare delle carte, quando poi è arrivato Saidonia, ma perché ti danno quelle cose che magari anche tu che collezioni da anni e anni non le sai, e quindi ti intrattengono, ti intrippi, come si dice qua, cioè ti fa tenere attaccato allo schermo. Io ieri personalmente, non so se era l'ambiente, se erano le persone che erano presenti o meno, ma personalmente questa cosa non l'ho assolutamente sentita sulla mia pelle. Io, diciamo, che quello che pensavo l'ho detto, ragazzi. Ripeto, non sono qua a criticare Ciccio Gamer o Mirko nella sua persona. Io faccio video su YouTube, tratto Pokémon da mesi sul canale, ma colleziono da anni in maniera assidua, quindi penso che qualcosina sotto il mero punto di vista collezionistico posso anche dirla. Quindi non critico
Mirko, Ciccio Gamer, critico eventualmente l'evento in sé, come sono state maneggiate le carte, qual è stato il livello di intrattenimento, eccetera, eccetera. Io voglio sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Per me, spero che magari questo video possa per caso arrivare, perché comunque è stato il primo box break, diciamo, intenso che ha fatto, anche se in realtà ha fatto anche Platinum Super Invictus. Però penso che ogni critica a me personalmente mi farebbe felice, perché mi aiuta a sistemare alcune cose in futuro. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo tutti i link in descrizione: Movie Mania, codice Palaz 7%, il gruppo Telegram di Dan per vendere le vostre carte in maniera aggiornata delle ultime novità Pokémon, e il negozio virtuale della Sasta. Ragazzi, arriviamo a 300 like per questo video, mi raccomando, sempre educati sotto i commenti. Ma secondo me questo video si doveva fare.